Ci stanno molti esponenti della politica che fanno manifestazioni e forme di lotta che poi possono portare anche a un'incriminazione. Avviene con l'occupazione delle sale dei consigli comunali, cioè alcuni fanno i blocchi stradali, altri come Henry De Luca vanno in Val di Susa. Sono forme di lotta che fanno parte dell'attività politica. Non mi risulta che il dottor Sodano sia un soggetto violento. Io lo conosco da qualche anno, penso che non farebbe male manca una mosca. Quella è una battaglia politica, è stato condannato, si andrà a difendere in corte appello. Per me non c'è nessun tipo di incidenza negativa in comportamenti come questi nella vita politica. Poi in sede penale ognuno risponde ovviamente dei comportamenti che fa. Allora, Tommaselli si è dimessa, quindi non ci troviamo di fronte, non è stata revocata una delega per l'indagine della Tommaselli. Poi non è la magistratura che seleziona la classe dirigente, così come ad agosto feci quella riflessione sulla Tommaselli in modo autonomo, così come lo farò sempre. Poi certe volte si deve tener conto di inchieste giudiziarie, ogni inchiesta ha un suo peso, dipende dai fatti, appunto una cosa è la vicenda di Sodano, una cosa sono altre vicende. Chi fa l'amministratore è direi naturale ed è quasi strano se non prende informazioni di garanzia, perché noi siamo sottoposti ogni giorno a denunce ed esposti, e come voi sapete, perché fate i giornalisti, quando c'è un esposto e una denuncia ci deve stare un'indagine, un'informazione di garanzia, cioè si valuta caso per caso. La vicenda della Tommaselli è una vicenda più complessa. La vicenda, io ho sempre detto, della cosiddetta multa, che è tutta poi da verificare nei termini in cui si è svolta, però è una vicenda che ha giustamente anche scosso l'opinione pubblica, quindi ha comunque oggettivamente una sua valenza, l'abbiamo sempre detto. Io vorrei sostituirla a breve, perché ovviamente noi abbiamo bisogno di braccia, gambe, cuore, idee, quindi ovviamente bisogna fare una scelta che faccia migliorare. Io l'ho sempre detto anche l'altro giorno, le sostituzioni possono avere perché sono sempre dei dolori le sostituzioni, ma possono come dire, essere positive se migliori. Quindi noi dobbiamo trovare un assessore che migliori il lavoro fatto in precedenza. E questa mia valutazione prescinde da eventuali percorsi politici di dialogo che sono in atto, in particolare con SEL, molto positivi, ma anche con alcune componenti significative del Partito Democratico, ma io terrei scisse le due cose. Quell'inchiesta mi è stata scippata, è stata tolta, quindi quel prodotto di quell'inchiesta non è l'indagine dei Magistris. Oggi io potrei facilmente dire, se l'avessi fatta io probabilmente finivo in un altro modo, ma non dico questo, ma non capisco perché se la prendono con me. E poi abbiamo avuto più pubblici ministeri che hanno chiesto la condanna e hanno avuto un tribunale di 3 giudici che ha condannato, più procuratori generali che hanno chiesto la condanna e 3 consiglieri di corte d'appello che hanno condannato, poi un procuratore generale della Cassazione che ha chiesto la condanna e 5 giudici della Cassazione che hanno annullato. Io credo che sia nella fisiologia delle cose, non comprendo perché se la prendono con me, se la pigliassero con i 3-6 magistrati che hanno condannato e altrettanti pubblici ministeri che hanno chiesto la condanna, proseguendo la mia inchiesta che evidentemente era un'inchiesta solida. E lì ho il rammarico di non averla potuta rendere ancora più solida, avendola seguito io sin dall'inizio, e quindi questo fa parte, diciamo, del dispiacere della mia vita pregressa.